avevamo scherzato su, non so se vi ricordate, sul presidente delle 3C, nel senso che mi ero dichiarato che saremmo stati il consiglio di amministrazione che usava le 3C, nel senso collaborazione, condivisione e coinvolgimento. Di fatto noi queste famose 3C, anche se io ci scherzo sotto un po', ma le abbiamo di fatto utilizzate nel rapporto un po' con tutti gli attori che sono vicini alla fiera, quindi dai soci ai dipendenti, alla direzione, al mondo politico, al mondo delle associazioni, tutti quelli che erano impegnati nel nostro mondo fieristico. E avevamo dichiarato quindi la volontà di continuare, di portare avanti quindi i progetti che erano già avviati, magari cercando di migliorarli dove era possibile, e rafforzando appunto il rapporto con i soci, con l'obiettivo di puntare immediatamente alla trasformazione dell'ente in SPA, in modo di poter garantire a Fiera Verona un corretto sviluppo industriale dell'azienda. E dopo 13 mesi siamo riusciti, il 29 di novembre di quest'anno, a trasformare la società, l'ente, in società in SPA, e credo che questo sia veramente un grande risultato, che vorrei fosse un po' capito anche di più del puro risultato in termini giuridici. L'ente Fiera di Verona, come sapete, è il proprietario, cioè il capitale dell'ente Fiera di Verona è un fondo di dotazione, quindi il socio che partecipa al capitale di Verona Fiera oggi come ente è proprietario, possiamo quasi dire era proprietario di un fondo di dotazione. Un fondo di dotazione non può essere ceduto a terzi, ma deve rimanere all'interno della fiera stessa. Quindi il socio privato che partecipa a Fiera Verona di fatto non avendo un valore che può cedere immediatamente, di fatto il bilancio deve, specialmente le società quotate in borsa, devono svalutare la partecipazione di Fiera Verona perché non ne possono usufruire quando vogliono sostanzialmente. Paradossalmente ci troviamo in una situazione dove Fiera Verona da una parte ha il socio pubblico, proprietario di un fondo di dotazione, che però il socio pubblico non è più in grado di aiutare questi enti, perché come sappiamo bene le cose stanno andando in un modo un po' diverso, quindi bisogna cercare di non contare sull'apporto del pubblico in questi enti. E il socio privato, in caso di richiesta di aumento di capitale, non interviene nell'aumento, perché se intervenisse di fatto fa un danno a se stesso, portando a bilancio una svalutazione di un investimento che fa. Quindi trasformando in SPA, noi abbiamo dato la possibilità a Fiera Verona, intanto i soci sono proprietari di un'azione e l'azione è vendibile, e quindi a livello di patrimonio l'azione viene messa a patrimonio al vero valore che ha. E quindi nel caso di un piano industriale buono, il socio può decidere di investire. Quindi credo che noi abbiamo messo in condizione l'ente Fiera di garantire il proprio futuro, garantire il proprio sviluppo e garantire quindi il proprio apporto alla città di Verona. Un altro grosso problema che poteva essere presente nel non fare la trasformazione era che in questo momento il mercato fieristico è molto aggressivo, e quindi se tu non ti adegui al mercato si rischia di uscire dal mercato e quindi di diventare poi una fiera che non produce più utili, che produce qualche perdita. Nel caso di perdite, lo statuto dell'ente prevedeva il diritto di recesso da parte dei soci. Nel caso che un socio avesse esercitato il diritto di recesso, l'ente fiera era obbligata a liquidare il socio. Direi che i dati che ha illustrato il Presidente sul 2016 evidenziano, come avete già capito, un andamento della gestione del 2016 che raggiunge risultati decisamente importanti da un punto di vista anche delle medie di mercato. Il dato sull'EBITDA, che è sfiora il 16%, è un dato veramente interessante, quindi segno di un'azienda che sa creare fatturato, ma sa anche creare margine, e quindi nell'ottica della SPA evidentemente sa anche creare vantaggio per il territorio, per i propri clienti, ma da ultimo anche per gli azionisti, e questo è un dato interessante. È davvero importante anche il fatto che
è un anno nel quale Fiera di Verona cresce su tutti i suoi indici di performance. Tutte le manifestazioni internazionali hanno ottenuto risultati, direi, oltre le aspettative. Parlo in particolare di Vinitaly, ma parlo anche di Fiera Agricola, che è tornata ad essere una manifestazione competitiva a livello internazionale. Parlo certamente di manifestazioni come Marmoma, che ce ne andiamo conto tutti di quanto sia essa diventata il benchmark a livello internazionale per il settore del marmo e delle tecnologie relative. E parlo anche di Fiera Cavalli, che ne siete accorti tutti quest'anno, come sia diventata una manifestazione di livello internazionale, di portata internazionale, di grande capacità di attrazione e di risultati. Direi che questo è davvero significativo, perché vuol dire che sulle manifestazioni in cui Fiera di Verona è leader a livello internazionale, ha saputo ulteriormente rafforzare questa leadership, ha saputo consolidarla e quindi si proietta ad essere sempre di più anche il leader di una fase nuova che adesso vedremo del sistema turistico internazionale. Vediamo questo anno nuovo.